Tranquilli ragazzi, è IP66, è impermeabile contro le ondate addirittura, ma lo vediamo meglio dopo la sigla di fototrappolaggio Abruzzo. A fra un po'. Quando leggiamo le istruzioni di una fototrappola, troviamo sempre grado di protezione IP seguito da due numeri. In questo caso abbiamo IP66. Ma che cosa significa in effetti questa sigla? Cosa sta a indicare? Il termine IP significa Ingress Protection ed è seguito da due numeri. Il primo numero indica il grado di protezione che l'apparecchio, oppure il quadro elettrico, la spina elettrica, è in grado di fornire da parte dell'introduzione di elementi esterni. Per quanto riguarda per esempio le spine che abbiamo a casa, devono essere almeno IP22. Perché? Perché diciamo che la sigla numero 2 è il livello di protezione che possono garantire nei confronti di un bambino che voglia mettere il dito dentro la spina. IP22 naturalmente, come potete vedere, il secondo numero, che è anche un 2, è basso rispetto alla protezione per quanto riguarda i liquidi, ma trovandosi all'interno non ha bisogno di una protezione per quanto riguarda i liquidi. Se invece troviamo delle apparecchiature, per esempio, che hanno un IP58, allora sono apparecchi che hanno un'alta protezione antipolvere, ma un'altissima protezione rispetto all'acqua e addirittura possono essere immersi fino a una profondità di un metro per ben 30 minuti. Per quanto riguarda le nostre fototrappole, andiamo su fototrappole che abbiano almeno un IP65. Perché? Perché appunto sono le minime che ci possono dare una certa tranquillità. Il numero 6, come vi dicevo, le garantisce dalla polvere e il numero 5 in questo caso le garantisce dall'acqua, dalla pioggia e dalla neve. Se poi troviamo IP66, sono garantite contro le ondate, come avete visto prima, io l'ho fatto all'introduzione così per scherzare. Se poi troviamo IP67, addirittura ci dicono che le possiamo mettere sott'acqua fino a un metro di profondità per 30 minuti e dovrebbero comunque essere resistenti e non subire eccessivamente danni. Se siete curiosi di vedere la tabella con tutti quanti i livelli di protezione di tutti gli apparati, delle fototrappole, ma di tutti gli apparati meccanici ed elettrici, vi metto un link in descrizione con il quale potrete andare a scaricare direttamente la tabella e così leggerla per curiosità. Ok, va bene, per questo breve video è tutto, spero che vi abbia tolto qualche piccolo dubbio, qualche piccola curiosità. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale di Fototrappolaggio Abruzzo, lasciatemi un like, se volete sapere qualcosa lo potete fare scrivendomi sotto nei commenti. Per oggi è tutto, un saluto da Marcello, al prossimo video, ciao!